Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio presenta Territorio e Società. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Territorio e Società. Questa sera, prima di iniziare la puntata, mi corre l'obbligo di ricordare una grandissima artista che oggi ci ha lasciato, Carla Fracci, che ha 84 anni e purtroppo è venuta a mancare. È una grandissima artista, l'ultima, credo, diva che abbiamo avuto. È inutile ricordare tutto quello che lei ha fatto, perché ci vorrebbe veramente un tempo infinito. L'unica cosa che ricordo è che, oltre ad essere una grandissima ballerina, è stata anche una grandissima attrice nello sceneggiato Giuseppe Verdi, dove ha interpretato Giuseppina Strepponi con una forza e veramente anche con un'intensità propria della grandissima artista che era. Un caro saluto a Carla Fracci. Bene, dopo questo ricordo andiamo a presentare innanzitutto i miei compagni di viaggio. Abbiamo chiaramente il socio, come lo chiamo io, Umberto Alunni. Buonasera, buonasera Paolo. Poi con me c'è Maria Teresa. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, questa sera di che cosa si parlerà? Questa sera abbiamo un secondo appuntamento molto gradito in tema proprio di arte pittorica.
Parleremo di Giotto. Con chi ne parleremo? Con la professoressa Paola Mostarda. Ciao Paola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare, una nota tecnica. Sul nostro sito internet www.ameriaradio.com, nell'home page, è apparso proprio in questi momenti il post che riguarda la trasmissione di questa sera. All'interno del quale, oltre ad esserci il player per ascoltarlo, c'è anche lo slideshow con le immagini di cui stasera la professoressa Mostarda ci parlerà. Ci sono delle frecce avanti e indietro per poter seguire la presentazione che verrà fatta appunto su questo grandissimo artista. Allora, Umberto, hai da dire nulla? Buonasera. No, no, no. Un saluto a Paola Mostarda perché insomma è la seconda volta che sta con noi e come dici sempre tu, insomma, le persone che stanno con noi ormai hanno il braccialetto elettronico, quindi è assolutamente impossibile lasciarci se non, no? Con Paola abbiamo affrontato un altro grandissimo. Diciamo dell'alto medioevo, è una persona veramente particolarmente importante. È stata fatta attraverso, no, un altro cantastorie, se potremmo dire, che Paola insomma, ci ha un po' ben disegnato e pennellato. Questa volta parliamo veramente di Giotto, e ovviamente a Paola poi farò una domanda finale che non, insomma, mi scuserà, così magari impareremo a conoscerci meglio dopo questa domanda, però la riserverei dopo tutta, diciamo, l'esposizione, dopo tutte le chiacchierate e dopo tutte le cose serie. Quindi già inizio a darti un avviso. Soprattutto l'avviso è per me, Paola, capito? Perché la pietra dello scandalo sono sempre io. C'è Maria Teresa che tu conosci molto bene, che come dico io scapoccia tutte le sere, che quando siamo in trasmissione è disperata. Bene, allora Paola, puoi iniziare. Noi intanto ci andiamo a vedere gli slideshow che mentre tu Va parlerai. benissimo. Allora, buonasera a tutti, ho un grande piacere di parlare questa sera di Giotto, non solo perché mi piace particolarmente, ma perché è un po' la continuazione della trasmissione che abbiamo fatto l'altra volta su Cimabue, come diceva adesso Umberto. E appunto vorrei partire per parlare di Giotto dallo stesso punto di partenza da cui avevamo cominciato a parlare di Cimabue. E cioè la terzina di Dante, famosa dell'undicesimo canto del Purgatorio, terzina nella quale Dante cita sia Cimabue che Giotto. E lui scrive così: Credette Cimabue nella pintura a tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Allora, Dante riconosce in primo momento appunto l'importanza di Cimabue, riconosce certamente che Cimabue è stato il primo grande fondatore, no, della scuola pittorica italiana, ma aggiunge subito: e ora Giotto il grido. Cioè, il primo a riconoscere la grandezza di Giotto, il fatto che Giotto ha superato anche il maestro Cimabue, il fatto che Giotto diventa veramente il vero pilastro della tradizione pittorica italiana è Dante. E Dante e Giotto sono coetanei, eh? Quindi Dante riconosce questa grandezza, questa fama con un amico, perché sono amici, ancora vivente. Quindi immaginatevi a che livello appunto di celebrità dovesse essere arrivato Giotto. E Giotto è allievo di Cimabue, non è una cosa così di secondo ordine, insomma, da sottolineare, perché se è stato allievo di Cimabue vuol dire che è partito da Cimabue, ha recuperato tutte le grandi invenzioni di Cimabue e poi ovviamente è andato avanti. Cioè, adesso tiene lo campo, come dice appunto Dante. Che sia stato allievo di Cimabue lo sappiamo perché ce lo racconta Vasari, il solito Vasari che ci dice di tutto, che ci ha raccontato tutti. Ha inventato aneddoti su aneddoti, ma certe volte dice anche cose vere. E riguardo al discepolato di Giotto presso Cimabue,
Lui ci racconta quella storiella che sappiamo tutti quanti, perché poi veniva un po' rappresentata anche dietro le scatole dei colori Giotto, delle matite fila. La storiella di Giotto, che giovane ragazzino, che sta disegnando una pecora su un sasso. In quel mentre passa per caso Cimabue, vede questo giovinetto che è così abile nel disegnare la pecora e gli chiede di andare a bottega da lui. Parlano con il padre accetta e quindi Cimabue assume, diciamo così, Giotto nella sua bottega. Ora, questa è una storia veramente che non sta né in cielo né in terra, inventatissima, perché all'epoca, come fa sempre Vasari, perché all'epoca di Giotto e Cimabue non esiste il disegno dal vero. Quindi che Giotto sia stato in mezzo a un campo a disegnare una pecora su un sasso proprio non esiste, non è vero. Però, tantomeno una pecora poi, cioè il disegno dal vero comincia con il soggetto nobile dell'uomo, ma che Giotto stia disegnando una pecora alla fine del 1200 su un sasso proprio non sta né in cielo né in terra. Però se Vasari ci racconta questa storiella è perché ci vuole dire questa cosa importante, e cioè Giotto è allievo di Cimabue, e se Giotto è allievo di Cimabue vuol dire che tutte le cose che nella trasmissione dell'ultima, l'altra volta, abbiamo detto di Cimabue, tutte quelle grandi novità, quelle grandi acquisizioni di Cimabue sono passate a Giotto. Allora, Giotto, adesso lo vedremo proprio in questa direzione, cioè come colui che porta a compimento, che compie tutte le grandi innovazioni, le nuove scelte pittoriche di Cimabue, soprattutto riguardo allo spazio e al volume, perché questo avevamo visto, erano la capacità di costruire uno spazio concreto, reale, misurabile, quella di metterci dentro dei volumi concreti, questo era stata la grande innovazione di Cimabue, che aveva spostato, diciamo così, l'arte dal mondo bizantino al mondo occidentale, dal cielo alla terra, cioè aveva reso concreta e vera la pittura. Ecco, quindi Giotto va avanti in questa direzione, nell'acquisizione della capacità di riprodurre lo spazio e di metterci dentro dei volumi. Ma poi fa un'altra cosa che è quella che lo rende effettivamente il principe, insomma, della pittura del Medioevo. E cioè, questo ce lo dice un altro artista, quest'altra novità di Giotto, questa particolarità di Giotto, che è Cennino Cennini. Cennino Cennini è un pittore della fine del 1300, è uno scrittore d'arte, è uno che scrive Il libro dell'arte, che è un altro testo famosissimo, che è una miniera di informazioni per noi moderni. Cennino Cennini è uno che ha una bottega, che conosce tutte le tecniche, parla di tutti gli artisti e ci racconta appunto le tecniche che utilizzavano questi artisti. E quando parla di Giotto, intanto ne parla con orgoglio, perché lui si ritiene un discendente diretto di Giotto, perché Cennino Cennini è allievo di Agnolo Gaddi, il quale è allievo di Taddeo Gaddi, il quale è allievo di Giotto. Quindi lui si sente proprio sulla linea diretta di discendenza, lo dice con orgoglio. Per noi che siamo quelli del tutto nel mondo è burla, che ci piace, no, parlare in termini di lirica, è la stessa situazione che vanta ogni tanto Riccardo Muti: Verdi, Toscanini, Votto, Muti, cioè la linea di discendenza diretta. Ecco, così come Muti si vanta di discendere direttamente da Verdi, è così Cennino Cennini si vantava di discendere direttamente da Giotto. E allora, che ci dice Cennino Cennini di Giotto? Una frase anche questa celebre. Dice: Giotto rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno. Cioè, ribadisce quella stessa cosa che avevamo detto per Cimabue, cioè porta l'arte dal mondo bizantino al mondo occidentale, dal cielo alla terra, ma ci aggiunge una modernità. Giotto diventa anche moderno. Allora io, Giotto, stasera ve lo vorrei mostrare in questi tre aspetti. I primi due, quelli che vengono un po' da Cimabue, sono il compimento del percorso di Cimabue, e quindi la capacità spaziale e la capacità volumetrica, ma poi soprattutto la modernità.
e questa modernità l'articoleremo in vari modi, adesso cercherò di farvi vedere. E allora io direi che a questo punto conviene andare a controllare le immagini, come diceva prima Paolo, sul sito, perché attraverso queste immagini che vi propongo vi faccio vedere appunto questa grandezza di Giotto. Oh, scusa Paolo, prima che andiamo sullo slideshow volevo comunicare che se uno clicca sull'immagine, l'immagine si ingrandisce, quindi c'è anche questa possibilità. Benissimo, così io ho messo in qualche caso dei particolari, però se possono ingrandire è sì, ancora meglio. Assolutamente sì. Vai pure. Allora, nella figura numero 1 trovate un'immagine famosa di Giotto, che è il presepio di Greccio. Ora, il primo argomento che vi voglio far mostrare come estremamente innovativo, no? Geniale di Giotto è la capacità spaziale, a che punto è arrivato nel rappresentare lo spazio Giotto. Allora, siamo nella Basilica Superiore di Assisi, nel ciclo delle Francescano, le storie di San Francesco. Storie di San Francesco che vengono dipinte da Giotto, 28 storie dipinte da Giotto lungo tutto il perimetro della Basilica. Perché vengono? Perché lui, Giotto, era stato già nella Basilica di Assisi con la bottega di Cimabue, quando era allievo di Cimabue, in bottega da Cimabue, era già intervenuto nella parte alta della Basilica e quindi i frati l'avevano notato, questo allievo del grande maestro che era bravissimo, e quindi quando devono completare la decorazione con le storie di San Francesco, chiamano lui, arriva Giotto. E Giotto fa delle cose straordinarie in questo ciclo francescano. Il presepio di Greccio è la rievocazione, no, dell'episodio che viene raccontato nelle fonti francescane. San Francesco a Greccio istituisce praticamente il presepio, organizza il presepio, lo allestisce e lì miracolosamente gli appare il bambino. Ecco. Questa scena che appunto si svolge a Greccio, Giotto invece inquadra all'interno della Basilica di Assisi, cioè fa un riquadro stranissimo, originalissimo, cioè finge questa scena del presepio di Greccio, dell'allestimento di questo presepio, dentro la Basilica di Assisi, dipinge la Basilica dentro la Basilica praticamente. E se noi guardiamo questa immagine, la figura numero 1, ci accorgiamo che lui mette tutti i personaggi, con San Francesco in primo piano che depone il bambino nella mangiatoia, al di qua di un muro che è l'iconostasis, cioè nella Basilica di San Francesco, come nelle basiliche medievali, esisteva un muro divisorio tra la navata e il presbiterio, la parte dell'altare, che era una sorta di separazione che sottolineava la sacralità della parte di quello che avveniva dietro, no, a questo muro, e c'era su questo muro una porta da cui i fedeli nella navata potevano sbirciare quello che succedeva sull'altare, ma non avevano accesso visivo completo all'altare. Ora, questa iconostasis era però non una parete intera fino in alto, ma arrivava a una certa altezza, e sopra l'iconostasi venivano poste delle immagini sacre, per esempio dei crocifissi, che venivano esposti verso la navata, così che i fedeli vedessero perlomeno delle immagini sacre, dato che non vedevano molto di più. Ora, Giotto, questo presepio di Greccio, lo immagina dentro la Basilica di Assisi con l'iconostasi, ma al di qua dell'iconostasi, cioè a noi ci fa stare dalla parte dell'altare. Tant'è vero che noi sulla destra vediamo l'altare con sopra il ciborio e sotto Francesco che depone il bambino nella mangiatoia, e dalla porticina, no, questa apertura dell'iconostasi, vediamo infatti un sacco di gente, una folla che sarebbe un po' la navata piena appunto di fedeli. Ma di tutto questo, di tutta questa storia, quello che ci interessa di vedere adesso è quello che sta sopra questa parete.
Perché immaginate, noi stiamo dalla parte dell'altare, quindi abbiamo davanti a noi questo muro e al di là tutta la navata piena, gremita di gente. Guardate cosa fa Giotto, mette sopra a questa parete quello che effettivamente c'era, cioè innanzitutto un pulpito che sporge verso la navata, su cui saliva il sacerdote per predicare, e vedete che questo pulpito è costruito con una prospettiva che sfonda la parete. Cioè Giotto è arrivato non soltanto a costruire degli spazi pensati in senso, diciamo così, prospettico, ante litteram, ma insomma in modo misurabile, come aveva fatto Cimabue, ma addirittura ha un possesso tale della costruzione spaziale che sfonda la parete in maniera illusionistica. Quindi noi abbiamo la sensazione di uno spazio molto lungo davanti a noi grazie a questa posizione del pulpito, e guardate della croce. Queste sono le croci dipinte di cui abbiamo parlato anche a proposito di Cimabue, era un tema molto consueto la croce dipinta, no? A quest'epoca stiamo parlando della fine del 1200, qui siamo 290-96 più o meno. Guardate questa croce, la disegna Giotto così come effettivamente venivano messe le croci, e cioè con un'impalcatura di legno e con una corda che teneva poi la croce, facendola sporgere un pochino in avanti così che i fedeli la potessero vedere bene. E guardate Giotto come anche qui come sfonda lo spazio, diciamo in scorcio, no? Sono tutte cose viste in scorcio, con la capacità quindi di rendere illusionisticamente una spazialità lunga che lui poi in realtà non disegna, no? Ma che ci lascia soltanto intravedere da questi particolari. E osservate, fra l'altro, qui si capisce subito, poi lo vedremo, come Giotto è esperto di croci dipinte, perché vedete come ci fa vedere da dietro questa croce tutta la carpenteria della croce, cioè come era fatta con le assi di legno, perché lui l'ha fatta e quindi sapeva benissimo che dietro erano fatte così. Poi ne vedremo. Allora, questo per dirvi un primo esempio, però già molto convincente, appunto, di questo avanzamento di Giotto nella capacità spaziale. Ma se poi andiamo nella figura numero 2, siamo sempre nella stessa serie delle storie francescane, proprio lì, insomma, nella stessa parete praticamente. Questa è la cacciata dei diavoli da Arezzo. È un episodio, anche questo, dei Fioretti di San Francesco, in cui si dice appunto che San Francesco benedice la città di Arezzo e caccia i demoni che c'erano dentro. Allora, anche qui osservate la grande capacità di costruzione architettonica, proprio di costruzione spaziale, in questa basilica di Sinistra con l'abside. Guardate proprio anche l'intenzione architettonica di Giotto, perché Giotto, fra l'altro, noi lo conosciamo più per le opere di pittura, ma lui voleva fare l'architetto, era appassionato di architettura. Giotto l'ha fatto anche poi l'architetto, no? Se ci pensiamo, il campanile che chiamiamo il campanile di Giotto a Firenze, il campanile del Duomo di Firenze, lo ha costruito lui, lo ha progettato lui, probabilmente ha progettato anche la Cappella degli Scrovegni, forse ha fatto qualche volta architettura, però quando non poteva fare architettura in modo diretto la dipingeva, e si capisce che ci sta una grande passione, una grande intenzione proprio architettonica, proprio, per esempio, come vi dicevo, in questa basilica, ma anche in questa città di Arezzo, che è straordinaria. E anche qui guardate la città di Arezzo con tutti questi caseggiati, con tutte queste torri che sono tutte racchiuse dentro la cinta muraria, ma come sono disposte, questo si vede bene nel particolare che vi ho messo, forse, come sono disposte una davanti all'altra con un ordine spaziale, una correttezza, diciamo così, no? Disposizione, appunto, proprio correttezza disposizione nello spazio, che ormai è evidente in Giotto. E guardate anche qui il grande interesse proprio per i particolari costruttivi. Per esempio, questo campanile, il campanile che si vede, questo bianco, è un campanile che non è terminato. Tant'è vero che
ci sta sopra un'impalcatura di assi di legno, perché comunque la campana ci deve stare, perché la campana deve suonare, nel Medioevo la campana è l'orologio di tutti quanti, e quindi la campana deve suonare, e quindi in qualche modo si organizza, no, questa struttura provvisoria. Così come lì vicino, nella torre vicina, che anche quella è ancora in costruzione, vedete, si vede tutta la impalcatura di legno con le travi, si vedono i chiodi addirittura da vicino, con un argano sopra per tirare sugli oggetti. Cioè, Giotto parla da architetto, parla come uno che sa come si fanno le cose, no? E si appassiona alla rappresentazione dell'architettura, e quindi una grande capacità spaziale. Ma diciamo, il punto più alto della rappresentazione spaziale di Giotto ce l'abbiamo proprio nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Cappella degli Scrovegni che fu commissionata appunto da Enrico degli Scrovegni a Giotto, probabilmente in suffragio del padre di Enrico degli Scrovegni, che era morto in odore di usura, e siccome era un usuraio il figlio, in qualche modo cerca di suffragarlo in qualche modo con la costruzione della cappella, una cappella commissionata a Giotto, appunto, e forse anche progettata nell'architettura da Giotto. Ora, di questa cappella, nella figura numero 3, io vi ho messo la parete di fondo, quella dell'abside, con questo grande arco absidale. La cappella fu dedicata all'Annunziata e quindi fu inaugurata e consacrata il 25 marzo del 1305. E infatti in questo arco absidale ci sono in alto le prime immagini che si vedono, quindi sono l'angelo e la Madonna, quindi l'Annunciazione, la scena dell'Annunciazione, con due figure, una da una parte e una dall'altra dell'arco. Adesso vi faccio vedere queste due, ma dopo mi vorrò riferire invece ai due riquadri più in basso. Allora, se noi guardiamo nella figura numero 4, ecco, vi ho messo il particolare di questa Annunciazione con l'angelo a sinistra e la Madonna a destra. E quello che ci colpisce certamente è proprio questa costruzioni, questi vani architettonici con queste logge, con questi articolati appunto con queste loggette. Si vede chiaramente che Giotto è un architetto e che non solo sa come si costruisce l'architettura, ma sa anche dipingerla. Certamente Giotto nella sua bottega aveva dei veri e propri repertori, proprio dei codici di architettura. Cioè lui aveva disegnato tante architetture, le aveva progettate, e aveva come, diciamo così, libri di testo per i suoi allievi. Questi codici poi sono passati agli allievi e sono codici in cui c'erano in ordine, no, disegnate da lui, per esempio, tutti gli edifici romani, poi tutte le basiliche paleocristiane, poi tutti i particolari, le absidi, le facciate, i cibori, eccetera. Era un grande repertorio architettonico che deve aver lasciato in eredità ai suoi allievi. Purtroppo è completamente perso, tranne due di questi disegni che si trovano al Louvre. Ecco, però per dire di questa continua intenzione di sperimentarsi come architetto, e cioè questa sperimentazione spaziale. E vi dicevo, se guardiamo i due vani che stanno invece più in basso, che sono sempre su quell'arco absidale della stessa cappella, più in basso, quelli che vi metto nella figura numero 5 sono i cosiddetti coretti, cioè sono due dipinti che in tutte le storie della Cappella degli Scrovegni, nella Cappella degli Scrovegni ci sono raccontate le preistorie e le storie di Cristo, cioè le storie di Cristo, ma anche le storie degli antenati, la preistoria cioè di Maria e Giuseppe, ma anche dei nonni, cioè Gioacchino e Anna. Quindi ci stanno tante storie e ci stanno questi due riquadri su quell'arco absidale che invece non rappresenta, non c'è niente, come vedete non ci sono storie, non c'è raccontata nessuna storia. Potrebbero sembrare, diciamo, i più inutili, no, nel contesto, in realtà tutti gli storici dell'arte li ritengono i due riquadri più importanti di tutta la Cappella degli Scrovegni, perché qui Giotto fa un'operazione spaziale all'avanguardia, cioè
lui praticamente dipinge questi due coretti come se fossero effettivamente dei vani aperti sulla parete. In realtà, se noi andiamo, ci mettiamo sopra una mano, questi sono completamente lisci, è tutto dipinto, sono riquadri dipinti, anche questo finto marmo che si vede intorno è finto, è tutto dipinto. Ma questi due spazi sono talmente realistici, talmente verosimili, che entrando nella cappella sembra appunto che sfondino l'arco, che siano veri, perché la loro prospettiva è esattamente quella che si ha entrando nella cappella, cioè sono rapportati l'uno sull'altro esattamente come si vedrebbero entrando nella cappella se fossero dei vani veri. Cioè lui è riuscito a costruire praticamente la prospettiva prima che la prospettiva venisse inventata. La prospettiva la inventerà un secolo dopo Brunelleschi, ma un secolo esatto dopo. Qui siamo nel 1305 al massimo, e quindi esattamente un secolo dopo verrà inventata la regola della prospettiva con il punto di fuga e tutte le linee che convergono verso il punto di fuga per costruire in maniera realistica lo spazio. Ecco, Giotto la regola non la sa perché non è stata inventata, però lui a occhio, ad sensum, la fa. E su questi due coretti sta facendo un'operazione rinascimentale, cioè sta facendo quello che poi faranno gli artisti nel Rinascimento, una costruzione prospettica esatta. E per questo, dicevo, sono questi considerati forse i due riquadri più importanti di tutta la Cappella degli Scrovegni, e sono certamente la dimostrazione di questo passo in avanti di Giotto rispetto a Cimabue. Nella rappresentazione dello spazio, Giotto è arrivato al non plus ultra, è arrivato a una rappresentazione spaziale che non avrà poi altri concorrenti, neanche gli artisti che verranno dopo faranno ragionandola e organizzandola in modo strutturato, però faranno quello che Giotto ha fatto a occhio qui, nella Cappella degli Scrovegni. Quindi lo spazio, sì? Paola, scusami, intanto che ti prendi un po' di fiato perché vedo che stai No, veramente. sono abituato. Dimmi. No, ma veramente, insomma, è talmente affascinante che veramente mi dispiaceva. Però mi faceva piacere focalizzare alcune cose, no? Nel corso della tua, insomma, della prima parte, diciamo, delle tue riflessioni, ci sono alcuni aspetti che magari mi faceva piacere, se sei d'accordo, diciamo, focalizzare, perché ho il timore. Per come ci stai travolgendo, che praticamente magari non facciamo in tempo a dirti tutte le cose che pensiamo. Allora no, ti dicevo, si è parlato di prospettiva, no? Appena hai parlato di prospettiva, non lo so perché, di primo acchito, anche perché c'è una memoria un po' limitata, non prospettica, ma limitata, mi è venuta in mente, diciamo, l'ultima cena di Leonardo. Come discorso, no? Poi tu hai fatto la riflessione, insomma, un secolo prima, quindi magari Leonardo forse No, un lì siamo secolo, addirittura a 2 secoli. 200, ecco, 200 anni dopo, quindi, insomma. Però volevo dirti, c'è un rapporto, una relazione, un'evoluzione, oppure una fisiologia, oppure da parte di Giotto un intuito d'architetto qual era? Quindi, insomma, le regole, spesso e volentieri anche nel nostro mondo, le regole non bisogna darle, le regole bisogna scoprirle, perché comunque, insomma, in natura c'è tutto e noi dobbiamo interpretare, capire, comprendere. E chiaramente il punto di fuga è una convenzione, perché il punto di fuga, no, in qualche modo esiste. Secondo te c'è una relazione, c'è qualcosa di particolarmente diverso, diciamo, da quello che ha fatto Leonardo, diciamo, nella rappresentazione, no? Anche nella sua volontà di poterla ingrandire, di poter, insomma, dare a quella stanza una suggestione, ovviamente tipica anche dell'argomento, rispetto a quello che ha fatto Giotto. E poi ancora un altro aspetto, stiamo parlando dei codici, no? Quindi ancora una volta, codici, codici Hammer, codici, codici, insomma, c'è ancora questa liaison. Sono stati persi questi codici, ma se due ne sono rimasti, quindi diciamo per delta, per differenziale, potremmo anche abbozzare, capire, comprendere, sapere per quale motivo si sono persi e come si sono persi.
A questo non ti so rispondere, perché non sono persi dei codici, perché quelli di disegni di Giotto, io l'ho chiamati codici, nel senso sono disegni che erano stati raccolti, no? come dicevo, dei libri di testo per la scuola, però in realtà non sono mai stati pubblicati come codici, diciamo. Sono soltanto due disegni che esistono al Louvre, di tutti questi che doveva aver fatto Giotto, due disegni, quindi non abbiamo un vero e proprio codice, diciamo, delle collezioni, eh. Come si sono persi non ti so dire, certo, nella bottega, questi erano fogli, diciamo, fogli lavoro, cioè sì, che erano stati lasciati agli allievi, e quindi cercare, come dicevo prima, l'avrà presi un po' Taddeo Gaddi, l'avrà preso poi dopo un po' Agnolo Gaddi, poi l'avrà preso Cennino, non so se saranno persi così, non ce ne abbiamo. Invece quanto a Leonardo, dunque la, diciamo, la spazialità di Leonardo in quell'ultima cena, ma in genere, qui si apre una voragine adesso su Leonardo, è un tipo di spazialità, quella, la prospettiva di Leonardo è la prospettiva aerea, cioè una prospettiva completamente diversa, che tende però ormai con Leonardo, ma stiamo parlando della fine del 400, con l'ultima cena del 12, siamo nel 98, 1498, una spazialità che vuole tendere all'infinito. Non è più la spazialità misurabile del Rinascimento, ma quella di Brunelleschi, la prospettiva di Brunelleschi è stata inventata, perché la prospettiva è un'invenzione, non è una scoperta, perché in natura noi non vediamo come decide che si debba fare Brunelleschi, perché noi vediamo con due fuochi, invece Brunelleschi pone un punto di vista unico, quindi già questo scombina le regole del nostro vedere. Quindi mentre Brunelleschi, quindi nel primo Rinascimento, inventano una regola per costruire uno spazio misurabile, perché stanno affermando il dominio dell'uomo sull'universo, sul mondo, e quindi il dominio dell'uomo sul mondo si ha soltanto quando l'uomo ha capacità e possibilità di misurare, di controllare lo spazio. Questo ormai dopo diventa un dato acquisito, e quindi quando arriviamo alla fine del 400 con quel secondo Rinascimento inaugurato da Leonardo, da Michelangelo e da Raffaello, ormai il dominio dell'uomo sul mondo non è più discutibile, e allora quello che invece avviene è un allargamento degli orizzonti verso una percezione dello spazio all'infinito. Leonardo inventa la prospettiva, diciamo una prospettiva aerea, attraverso lo sfumato, cioè lui non pone limiti, diciamo così, al vedere dell'uomo, e non pone limiti allo spazio che rappresenta, perché attraverso lo sfumato lui arriva praticamente all'infinito, e quindi è una spazialità completamente diversa proprio come pensiero nell'epoca di Leonardo. Leonardo nell'ultima cena però, perché adesso abbiamo citato l'ultima cena, mette insieme le due cose, perché lui inserisce il cenacolo, inserisce l'ultima cena all'interno di uno spazio, all'interno di una stanza che è il cenacolo, che lui descrive in maniera prospettica, brunelleschiana, in modo esatto, con le linee di fuga che vanno nella testa di Cristo, però nella parete di fondo poi apre delle finestre da cui si può arrivare all'infinito attraverso una prospettiva che a quel punto diventa invece non prospettiva linearistica, ma prospettiva aerea. È più complicato Leonardo, diciamo, è più complicato. Cioè lui fa tesoro di due secoli intanto di pittura. E non era poco, insomma. Cioè, certo, e poi rappresenta un altro contesto culturale, cioè un'altra esigenza di rappresentazione del rapporto uomo-spazio. Ecco, è tutta un'altra cosa. Però quella prospettiva che poi usa pure Leonardo, che ha usato Piero della Francesca, che ha usato Masaccio, che si è inventato Brunelleschi, già la troviamo in embrione qui. E questa è la cosa straordinaria di Giotto, è un genio. Perché lui, senza sapere quello che succederà, senza sapere poi che poi un bel giorno Brunelleschi a tavolino inventerà la regola della prospettiva, lui la fa esattamente quella in questi due coretti. È un genio, è un genio.
Non so se ho risposto, spero di sì. No, no, assolutamente, ma la mia ovviamente era una assoluta curiosità, diciamo, da radioascoltatore, quindi certo. che ne approfitta. Benissimo. Bene, bene. Quindi torniamo ai coretti e guardate anche qui il gusto realistico, no, di Giotto, veramente entrando nella cappella sembra che qui ci siano veramente due vani aperti sul muro da cui pendono due lampadari, perché stanno anche questi lampadari raccontati in maniera molto minuziosa e realistica, o queste ampolle per l'olio, è straordinario. Sono forse le cose più moderne che ha disegnato Giotto. Questo riguarda lo spazio. L'altra acquisizione che vi dicevo è quella del volume che aveva già iniziato a fare Cimabue, perché rispetto alla pittura bizantina completamente piatta e volumetrica, Cimabue aveva cominciato a dare del corpo alle figure, no? A renderle cioè più vere, e su questo Giotto veramente va anche qui a dei livelli forse punti di non ritorno. Qui stiamo appunto nella Cappella degli Scrovegni, vi dicevo che sono rappresentate nella cappella anche le preistorie di Cristo, e cioè le storie dei nonni che sono Gioacchino e Anna. Questa è una storia che riguarda appunto Gioacchino che si era allontanato da Anna perché non avevano figli, va in meditazione, così solitario nel deserto, riceve in un sogno l'annuncio che avrà una figlia, che poi sarà Maria appunto. E però al di là della storia, io quello che vi voglio far notare qui è il volume. Giotto ormai con il volume fa delle cose straordinarie. Guardate la roccia che possanza, no, volumetrica ha, ma anche la capanna, ma soprattutto Gioacchino è un blocco di volume imponente, assoluto, è un blocco di volume, è un macigno, una roccia pure lui. E ancora di più, eccolo sempre nella Cappella degli Scrovegni, nella figura numero 7, forse anche questa è una delle scene famose, insomma, della Cappella degli Scrovegni, il compianto sul Cristo morto, tutti lo conoscono, altra opera straordinaria, qui mi vorrei fermare anche a raccontarvi tutto, ma insomma ve lo racconto. Va. Allora, l'episodio, sì, no, perché mi piace, il compianto sul Cristo morto, cioè il Cristo che è stato appena restituito alla madre che lo tiene così in braccio, e Cristo e Maria sono relegati in un punto angolare, vedete, della scena, perché non sono centrali, perché Giotto si dà tutto lo spazio per costruire questa roccia che è una linea che precipita giù verso i due volti, quasi a costringere l'osservatore con questa linea obliqua a guardare lì, ad andare nel punto drammatico, cruciale, il punto in cui si incontrano i due volti del Cristo morto e della Madonna dolente. E in questa roccia precipita giù, trascinandosi dentro, vedete, raccoglie tutti gli altri personaggi che sono nella scena, a parte questo San Giovanni, che in questo gesto così eclatante, no, di dolore, aprendo le braccia, esce dalla linea della roccia e in qualche modo serve ad agganciare il dolore della terra con il dolore del cielo, perché in alto, in cielo, vedete che arrivano proprio in picchiata, arrivano verso questo punto tragico tutti gli angeli. Questi angeli sono altra costruzione straordinaria, prospettica, cioè vedete anche qui come la profondità del cielo, noi ce l'abbiamo dalla posizione stessa degli angeli che arrivano giù talmente in velocità che qualcuno, guardate, frena. Sono fantastici questi angeli, tutti addolorati, chi piange, chi si copre il volto, chi si strappa i capelli, chi frena, chi arrivano giù in picchiata e con questi scorci costruiscono appunto la profondità del cielo. In tutto questo, la cosa che volevo farvi notare sono le figure di primo piano, cioè queste figure che compiangono il Cristo, che sono sedute di spalle e che sono due masse di volume, sono due macigni, sono due figure addirittura inarticolate. Giotto arriva a rappresentare il volume in questo modo, proprio come un macigno, come un sasso. Qui, e questo è fortemente funzionale alla intenzione espressiva di un dolore pietrificato proprio.
Ma questi sono volumi impressionanti, volumi che fino adesso non si erano visti. Quindi anche riguardo al volume, Giotto sta andando molto avanti, come anche possiamo vedere nella figura numero 8, ecco il crocifisso, anche questo famosissimo crocifisso che sta a Santa Maria Novella a Firenze, che è uno appunto di queste croci dipinte, ne abbiamo viste, no, nell'altra trasmissione, dicevo, due. E vi facevo vedere prima nel presepio di Greccio come Giotto evidentemente sa bene pure come si costruiscono con tutte le assi, con tutta quella carpenteria che ci ha fatto vedere da dietro. Perché vi faccio vedere questo crocifisso? Perché qui il volume è diventato il volume di un realismo, di una verità tale che, guardate, questo crocifisso appeso alla croce, siccome è appeso alla croce, ma pesa in avanti, cade in avanti, ha i piedi inchiodati e quindi non può scivolare. E avendo i piedi inchiodati, pende in avanti e guardate il ventre come sporge in avanti perché è un volume vero che sì, peso di gravità, no? Sporge addirittura. Cioè ormai Giotto dipinge volumi veri, in spazi veri, con una capacità realistica modernissima, appunto. Sì, mi stava a interrompere, dimmi, Umberto. No, scusa, la dimensione del corpo, no? La dimensione del corpo di Gesù. Ho la sensazione che non sia perfettamente simmetrica, vero? Cioè la testa è più piccola, cioè, rispetto alle altre figure, o è una mia. Il corpo mi sembra un po' più Rispetto a grande. quali figure vuoi dire? Rispetto alle figure sulla destra, per esempio, due figure sulla Queste tua due, destra, sulla nostra sempre. destra, perché mi sembra che sia molto un po' più lungo il bacino, cioè con la pancia, come dicevi, ma anche molto pesante rispetto alla dimensione della testa. Mi sembra veramente, o è una mia visione, o è No, mio. è vero. A parte che questa è proprio una esasperazione, no? Del volume per mostrare la verità di questo corpo che pesa in avanti. Però teniamo conto anche di un'altra cosa, cioè che questo crocifisso è ancora lì, appeso in alto. E quindi, come aveva insegnato il maestro Cimabue a Giotto, quando le cose si vedono dal basso, devono essere pensate con una prospettiva e con delle dimensioni costruite su quel punto di vista, altrimenti si vedrebbero male. Quindi quello che vi sto facendo vedere io adesso, in fondo, non è corretto, perché noi lo stiamo vedendo di fronte. Mentre Giotto l'ha pensato per vederlo dall'alto, e quindi dall'alto anche le proporzioni risultano diverse. Questa è Certo. un'osservazione giusta che hai fatto, perché noi stiamo vedendo con un punto di vista centrale. No, bene, bene, questo è vero, giusto. E l'altra cosa, allora, che dice, quindi Giotto procede nell'acquisizione dello spazio, nell'acquisizione del volume, ma come ci diceva Cennino Cennini, aggiunge rispetto a Cimabue la modernità. E allora, in che cosa è moderno Giotto? Io direi che si può articolare questa modernità di Giotto in tre aspetti. Prima di tutto, Giotto introduce la storia e la politica del suo tempo nei suoi dipinti. Poi introduce non solo la verità degli uomini, il realismo, no, dell'essere umano dal punto di vista fisico, ma soprattutto i caratteri degli uomini. Quindi terzo elemento di modernità. Secondo elemento di modernità. Terzo motivo di modernità, che lui dipinge anche gli usi e i costumi del suo tempo, gli oggetti del suo tempo. E questo in una rapida carrellata, adesso vorrei farvi vedere anche questo. Partendo da questa scena, siamo tornati nella figura numero 9. Siamo tornati nella Basilica di San Francesco d'Assisi. Questo è uno dei primi episodi delle storie di San Francesco. Francesco che dona il mantello a un cavaliere povero. Primo piano c'è al centro San Francesco, il cavaliere a destra e l'asino a sinistra, ma quello che ci interessa in questa scena sono le due montagne che sono dietro. Perché sulle due montagne che sono dietro ci sono raffigurate delle architetture come solito, e a sinistra una città con tanto di cinta muraria, con la porta d'ingresso della città. Qualcuno l'ha voluta identificare in Assisi questa città, comunque una città,
e dalla parte opposta un'architettura che ha l'aria di essere un convento, cioè un campanile, insomma un'architettura ecclesiastica. Ora, qui dipingendo queste due architetture così diverse sopra due montagne, praticamente alla stessa altezza, perché se tiriamo una linea il campanile arriva grosso modo dove arrivano i tetti delle case, Giotto sta facendo praticamente politica, cioè sta raccontando il suo pensiero politico, che è quello di Dante. Dante e Giotto sono amici, si conoscono bene e condividono anche il pensiero politico. E Dante nel De Monarchia prende una posizione politica molto precisa in un tempo in cui la questione dei rapporti fra impero e chiesa era una questione molto dibattuta e molto spinosa. Dante ritiene che i due poteri debbano essere distinti e autonomi, cioè quello civile e quello religioso, impero e chiesa, e che nessuno deve prevaricare sull'altro. E su questo lui si distingue molto dalla posizione teocratica dei Guelfi, che pensava appunto a una chiesa dominante sull'impero, come si distingue anche dalla posizione dei Ghibellini, che invece pensavano al contrario. Questa politica dei due poteri che governano alla pari, perché hanno due scopi diversi, cioè lo scopo dell'imperatore è quello di rendere la felicità terrena, di creare la felicità terrena agli uomini attraverso attraverso il rispetto delle leggi e l'esercizio della giustizia. Mentre lo scopo del Papa è quello di procurare la felicità eterna agli uomini attraverso il magistero della fede. Quindi sono due campi talmente diversi che non devono confondersi, devono essere distinti e alla pari. Nella Divina Commedia, poi, nel sedicesimo canto del Purgatorio, Dante darà a questa sua visione politica una immagine che è quella forse che tutti conoscono, cioè quella dei due soli, cioè non c'è il sole e la luna che vive di luce riflessa, ma si tratta di due soli, il potere civile e il potere religioso sono due soli. Qui Giotto sta raccontando la questione politica del suo tempo, sta raccontando la politica dei due soli di Dante Alighieri. È come, diciamo, se noi, adesso per fare un esempio anche un po' banale, ma insomma, come se noi vedessimo ai nostri tempi, in un dipinto dei nostri tempi, che so, da una parte il manifesto del Partito Comunista e dall'altra parte il manifesto dello scudo crociato della DC, per dire, o da una parte il logo, il manifesto di Forza Italia e da quell'altro 5 Stelle, la stessa cosa. Cioè l'impatto sulla gente del tempo doveva essere questo. Una posizione politica molto precisa, che è quella di Dante. E la stessa cosa nella figura numero 10, siamo sempre nella Basilica di San Francesco, le storie di San Francesco appunto, la rinuncia agli averi. E qui in questa scena si vedono i due gruppi, da una parte a destra San Francesco che si è spogliato, no, in piazza e ha restituito i suoi anche i vestiti al padre Pietro di Bernardone, che viene coperto, no, così, dal vescovo, dietro i chierici, mentre dalla parte opposta c'è Pietro di Bernardone, cioè il padre tutto arrabbiato, che viene trattenuto, no, così in malo modo da tutti i notabili che ci sono dietro. Questa è la parte civile, laica, no, dell'affresco. E se noi guardiamo dietro, ci sono due architetture che sono a sinistra un palazzo civile, chiaramente lo vediamo, c'è anche un ballatoio, cioè è un'architettura probabilmente una casa adatta a questi signori di Assisi. Ci sono anche delle decorazioni cosmatesche che sono il sintomo, no, inequivocabile del fatto che Giotto è stato a Roma, perché le può aver viste solo a Roma. Quindi da una parte le architetture civili, dalla parte opposta di nuovo un'architettura che allude a un'architettura ecclesiastica con questo ciborio. E se noi andiamo, quindi l'architettura civile che raggruppa tutti i laici e l'architettura religiosa che raggruppa tutti i religiosi. Se anche qui andiamo a tirare una linea, no, immaginaria in alto, ci accorgiamo che il tetto delle due architetture sta allo stesso livello. Cioè nessuno
deve prevaricare sull'altro. Ancora una volta la posizione politica di Giotto. Giotto, voglio dire, quindi parla delle questioni politiche del suo tempo. Capite? Per questo Cennini ha ragione quando dice è moderno, cioè dice le cose moderne, traduce dal greco al latino, ma in un sistema linguistico che è un sistema linguistico moderno, che tutti i suoi contemporanei, fra l'altro, possono decifrare. L'altra modernità di Giotto consiste nella rappresentazione dei caratteri umani, e qui veramente Giotto è insuperabile. Esisteva all'epoca di Giotto una ricchissima letteratura sulla fisionomica, cioè su una scienza, diciamo, che pretendeva di interpretare i caratteri attraverso i lineamenti fisici, e Giotto se ne serve molto di questa letteratura e riesce effettivamente a tradurre dei caratteri attraverso degli stereotipi, insomma, fisionomici che lui spesso ripropone. Vi faccio qualche esempio. Guardate qui, siamo ancora nella Cappella degli Scrovegni, le storie di Cristo, la cattura di Cristo. Vi ho messo l'insieme e poi il particolare del bacio di Giuda, ecco la scena del bacio di Giuda. E qui si affrontano praticamente qui Giuda, il volto di Giuda con il volto di Cristo. Scusa, per i radioascoltatori è la diapositiva numero 11. Scusami, mi sono scordata. Sì, numero 11, l'intero e il particolare vicino, il particolare dove si vedono bene appunto le fisionomie di Giuda e di Cristo. Allora guardate, Giuda ha gli occhi piccoli, infossati, che sono tipici del traditore, secondo questa letteratura. È figura 12 in questo momento, il particolare sta a figura 12. Ah, allora sono spostate. Vabbè, dopo lo stesso. Che stai dicendo? Non lo so perché. Non è lo stesso. Non è lo stesso. No, la figura 12 è un'altra, va. Sì, no, figura 11 ci sta insieme. Quello che ti ho spedito come figura 11 è l'intero e il particolare, ma è tutto figura 11. Ah, va bene. Però penso che si possa vedere lo stesso se si può. Questo sarà un voto negativo, e quindi ecco, stanno finendo gli scrutini e sarà bocciato. Vabbè, ma io sottoscrivo perché non so. Ecco, bocciato e anche in malo modo. Vabbè. Anzi, e Umberto non interviene, non so perché Umberto non interviene. Non infierisce. Basta la natura, diciamo, che ha fatto tutto da sola, quindi non c'è bisogno di spingere le cose per come... Casomai ti avrei mandato un messaggio WhatsApp, ma neanche... Vi ringrazio. Di niente. Siamo tutti contenti. Grazie. Quindi se riusciamo, nonostante Paolo, a vedere il bacio di Giuda, mi dicevo che nonostante Paolo, scusa Paola, mi è piaciuto nonostante Paolo, sì. L'hai invitato a nozze, capito? Lo so, gli ho dato proprio pestato un fianco. Mi taccio. Ecco, ma comunque, se riusciamo a vedere il volto di Giuda, come dicevo, ha gli occhi piccoli e infossati, che sono quelli del traditore, mentre il mento sporgente in questa letteratura veniva dato all'iracondo. Quindi praticamente il volto di Giuda è un'antologia del male, no? Quindi lo stigmatizza così, e questo fa contrasto con il volto bellissimo di Cristo, invece, che guardate, ha la fronte alta, il naso dritto, con una nobiltà quindi che è tutta del Cristo, appunto. Giotto ci sta raccontando anche i caratteri e le emozioni, i sentimenti di questi personaggi. E a questo proposito vi faccio notare anche una grande capacità ironica di Giotto, perché questa è una scena naturalmente concitata, di agitazione, di paura, no? C'è qualcuno che cerca di scappare via.
E vedete che in primo piano di spalle c'è un personaggio incappucciato che pensa bene di ritirare dentro l'affresco per il mantello uno che cercava di darsi la gambe. È simpatica questa cosa. Sì. Sono veramente capacità ironiche di Giotto nella rappresentazione insomma, dei suoi personaggi. Poi vi faccio vedere anche un altro particolare. Ancora nella Cappella degli Scrovegni, guardate, siamo alla figura 12, spero che ci sia anche il particolare qui. Figura 12 non c'è. C'è, Allora, c'è, c'è. C'è, sento per ridere, il c'è. C'è, particolare. Paola. Ah, vabbè. Allora, perché il particolare è anche questo bellissimo. Allora, questo che scena è? La scena del ritorno di Gioacchino, Gioacchino che incontra Anna alla Porta Aurea di Gerusalemme. Gioacchino, che era andato, ne abbiamo visto prima, era andato, si era isolato, disperato perché non aveva discendenza, eccetera. Quando riceve l'annuncio dell'angelo che avrà un figlio, torna e gli va incontro Anna ad abbracciarlo alla Porta Aurea. Ora, guardate questo abbraccio, nel particolare è straordinario. Questo viene considerato il primo vero bacio della storia dell'arte. Anna tira a sé con gesti molto veri Gioacchino, gli mette la mano dietro la nuca e gli accarezza la barba e Gioacchino stringe a sé Anna e guardate come le labbra si tocchino veramente. Cioè questo è un bacio vero, un bacio carnale, un bacio reale, sensuale, possiamo dire, cioè è veramente il primo vero bacio della storia dell'arte. Giotto va, scava dentro le persone, va dentro ai caratteri e ci rappresenta in qualche modo. E questo anche, questo è altro esempio di questa capacità di rappresentare i caratteri. Siamo tornati adesso qui nella Basilica di San Francesco, invece nelle storie di San Francesco. In un episodio si dice, si racconta, insomma, nelle storie di San Francesco che Francesco è stato invitato a pranzo da un cavaliere di Celano. Ora accade che mentre stanno tutti a pranzo, il cavaliere di Celano si sente male all'improvviso e muore. Ora, che succede? Ovviamente tutti gli invitati accorrono verso questo cavaliere, tutti si precipitano e immediatamente, ovviamente, Francesco si alza per andare anche lui ad assistere questo moribondo. Ma guardate nel particolare se c'è, e comunque subito alla sinistra di San Francesco, Francesco era andato in questo banchetto con un altro frate, suo compagno, il quale rimane seduto e un po' indispettito perché, e col coltello, rimane col coltello in mano perché questo incidente accorso all'ospite praticamente gli sta facendo saltare tutto il banchetto. E guardate com'è un po', insomma, un po' contrariato, ecco, perché deve smettere di mangiare perché questo qui tanto bene muore. L'ha fatta apposta quello, tanto bene morì in quel Capisci? momento. Va bene, Ma, non scherziamo. però Giotto è fantastico nel rappresentarci, guarda, proprio questo carattere umano, no? Da una parte questa spiritualità di Francesco che accorre, subito si alza e accorre, e questo che rimane invece come seduto e bloccato dalla sua materialità col coltello sulle mani e con la faccia del tutto contrariata. E per dire quindi a che punto Giotto è capace di rappresentare i caratteri delle persone. E soprattutto questo quando si tratti di bambini, perché Giotto i bambini li conosce molto bene. Lui ha avuto 7 figli dalla moglie Giuda. E quindi sa benissimo come si muovono, come fanno, come vivono i bambini, insomma, tutte le reazioni tipiche dei bambini. Guardate questo, siamo alla figura numero 14. Questo è il pannello centrale del Polittico di Badia, che sta agli Uffizi. Il pannello centrale è una Madonna col bambino. Vi faccio solo notare cosa fa il bambino. Il bambino si sta aggrappando alla veste della Madonna, gliela tira davanti, esattamente come fanno tutti i bambini. Cioè, sta rappresentando un gesto così vero di questo bambino,
perché chiunque di noi ha preso in braccio un bambino, un certo punto si è sentito tirare e strappare la maglietta, la camicia, quello, perché i bambini fanno così. E quindi Giotto rappresenta i bambini che fanno così. La modernità, quindi, no? Dicevamo. E soprattutto la modernità anche nelle, sì, sempre nei bambini, ma negli usi, nei costumi. Ecco, adesso vi faccio vedere ancora nei bambini. Questo ancora nella Cappella degli Scrovegni, siamo alla figura 15, con il particolare, immagino. Nella figura 15 c'è la scena della presentazione, la presentazione di Gesù al Tempio, la Madonna e Giuseppe che arrivano e consegnano, no, a Simeone, al vecchio Simeone, il bambino. Guardate qui appunto il particolare del bambino, la reazione di questo bambino. Questo è un bambino vero, questo non è Gesù nella sua divinità, questo è un bambino vero nella sua umanità, perché questo figlio poverino si trova all'improvviso buttato in braccio a un signore vecchio che lui non conosce, vecchio e sconosciuto, e guardate come reagisce, si butta all'indietro, fa anche questo un gesto tipico dei bambini, si butta all'indietro e verso la madre, perché vuole farsi riprendere la madre, e guardate come stia guardando il vecchio Simeone in cagnesco, proprio, lo guarda brutto, è incredibile, e ci stupisce, ci piace proprio questa capacità di Giotto di raccontare le persone vere con i caratteri veri. Stiamo man mano andando verso la conclusione, e ancora dicevo, gli usi, gli ambienti, i costumi del suo tempo. Figura 16 con il particolare. Il particolare l'ho messo proprio perché con la radio immaginavo che fosse opportuno zoomare un po', però se lo possono fare indipendentemente dal fatto che ci sia un particolare va bene lo stesso. Allora, qui siamo nella Cappella di Scrovegni, appunto la preistoria di Cristo è la nascita di Maria, la nascita della Madonna. Anna, nella sua stanza da letto, ha appena partorito, le stanno mostrando la bambina, la quale bambina, vedete come è tutta avvolta dentro queste fasce che la stringono, così come si usava, no? Anche braccia e gambe tutta stretta come un salame dentro queste fasce, mentre stanno arrivando le vicine, le comari, che come uso portano il brodo alla puerpera, no? Quindi c'è proprio una scena vera che lui deve aver visto almeno 7 volte, perché 7 li ha avuto. E soprattutto guardate il particolare in basso, dove c'è la nutrice che sta facendo un'operazione alla bambina appena nata, e cioè le sta stringendo il naso vicino agli occhi, lo stringe forte, le deve fare male, le fa male perché almeno la bambina piange, perché si era convinti che questa operazione, il pianto, aprisse i polmoni, no? Liberasse le vie respiratorie, quindi era un'operazione, diciamo, di prassi appena nata una bambina. E guardate, vi faccio notare anche la descrizione della stanza, degli arredi, le tende appese, no, alle impalcature di metallo, e soprattutto il tessuto della coperta, che è raccontato proprio nei colori, nella trama, nel disegno. È un'attenzione alla verità delle cose di Giotto, che qualche volta sconfina addirittura in quella che potremmo chiamare la natura morta. Ovviamente non è una natura morta, ma mi riferisco alla figura 17, che è il particolare di quella scena che abbiamo visto prima, di San Francesco e l'amico frate che non si alza dal banchetto nella morte del cavaliere di Celano. Questo è solo la tavola apparecchiata. Ecco, ve la mostro perché, diciamo, in questo gusto di rappresentare le cose, gli usi, i costumi, gli oggetti del suo tempo, questa modernità, Giotto arriva, dico, quasi a una natura morta. Guardate questa tavola apparecchiata. Intanto è apparecchiata con una tovaglia che è ricamata secondo come i tessuti umbri del Medioevo, e poi sopra ci sono gli oggetti, le forme delle brocche tipiche dell'epoca, c'è il pane, guardate, proprio noi potremmo dire le rosette, no? Un pane tipico disegnato con una
per rappresentare una particolarità di pane, il pane affettato, e gli storici sono arrivati a definire che questo pesce che sta sopra il tagliere è una trota dei fiumi umbri, l'hanno capito dalla forma e dal tipo di colore, quindi voglio dire una rappresentazione di realismo veramente insomma di una modernità assoluta, una modernità assoluta. Paola, scusami, a proposito diciamo di particolarità, no? Riprendendo la precedente l'immagine, diciamo, dove si vedeva tutta la scena, eccetera, mi aveva già colpito una cosa. Questa si sta parlando di un banchetto. Il tavolo è composto da 8 posti, se ci siamo, e le persone sono decine e decine. Cioè, è una motivazione particolare, cioè si vuole dare attenzione alla tipologia, diciamo, di ospiti particolari, oppure è incidentale, insomma? No, non credo. Penso che no, gli ospiti importanti sono soltanto questo qui, che è un po' il maestro di cerimonia, quello che fa da gancio, diciamo, tra Francesco e il cavaliere. Questa dovrebbe essere la moglie, ma gli altri magari non erano seduti a tavola, ma sono i domestici, sono le persone che stavano nella casa del cavaliere. Non credo che ci sia. Okay. Insomma, voglio dire, allora abbiamo visto lo spazio, abbiamo visto il volume, abbiamo visto i tratti di modernità di Giotto. Praticamente, vi dicevo, quello di Giotto è un punto di non ritorno. Giotto praticamente ha rifondato la tradizione occidentale, ricollegandosi alla cultura classica, perché lui si sta rifacendo alla cultura classica, non tanto nelle citazioni, non tanto nel lessico, anche se prima vi ho fatto notare una decorazione cosmatesca che lui deve aver visto a Roma, ma soprattutto nella sintassi. Cioè lui ripropone del mondo classico il rapporto di equilibrio e di armonia fra l'uomo e il mondo, fra le parti e il tutto, e praticamente in questo rappresenta una pietra miliare, rappresenta il fondatore vero, diciamo, Cimabue è l'iniziatore, ma il vero fondatore è Giotto, il punto di riferimento, il paradigma da adesso in poi, da adesso, cioè dal 300 in poi, è Giotto. Tant'è vero che Giotto verrà riproposto, verrà guardato e verrà riesumato tutte le volte che la pittura vorrà affermare l'esigenza dell'equilibrio, dell'armonia, della classicità. Voglio dire che dopo Giotto tanti artisti, tanti pittori si sono rifatti a Giotto per riprendere da Giotto proprio questo senso del rapporto uomo-mondo, equilibrato, armonioso, sereno, guardato con realismo. Primo fra tutti, proprio all'inizio del Rinascimento, Masaccio, proprio quello che dicevamo prima, Masaccio, c'è uno scrittore, uno storico dell'arte famoso del Novecento, Bernard Berenson, che scrivendo di Masaccio inizia così: Giotto rinato, che ripiglia in mano il lavoro là dove la morte lo aveva interrotto, immaginate questo miracolo e avrete Masaccio. Cioè, addirittura lo chiama Giotto rinato, perché Masaccio fa esattamente quello che ha visto fare a Giotto, l'ha visto fare un secolo prima, e lo riconosce come un modello per rappresentare il senso del Rinascimento. Però, ma qualcuno ha detto che se effettivamente non ci fosse stata tra Giotto e il Rinascimento, cioè tra l'inizio del 300 e l'inizio del 400, se non ci fosse stata la guerra dei cent'anni, se non ci fosse stata la peste nera del 48, che ha interrotto, no, qualunque attività umana praticamente, che è stato un tracollo demografico, culturale, economico, no, se non ci fosse stato questo, Giotto aveva iniziato il Rinascimento, in verità. Quindi quando gli artisti all'inizio del 400 fondano il Rinascimento, non possono far altro che ripartire da Giotto. Ripartono da Giotto e lo ripropongono in tutte le cose che abbiamo detto, sia nella capacità plastica, nella capacità spaziale e in questa modernità. Io vi ho messo la figura 18, una cosa
che mi piace tanto, che è una Madonna di Masaccio, che sta agli Uffizi. È una tavoletta abbastanza piccola, mi ricordo le misure, ma insomma sarà 20 per 25, una tavoletta piccola. La Madonna del Solletico. Guardate, Masaccio cosa fa qui? Allora, intanto, certo, costruisce le figure con quella plasticità che era stata di Giotto, no? Quindi con la stessa forza costruttiva, strutturale delle figure di Giotto. Ma soprattutto sta rappresentando la Madonna e il bambino come aveva cominciato a fare Giotto nel Politico di Badia. E cioè, questa Madonna sta facendo solletico al bambino, gli sta facendo solletico sotto il collo, tanto che il bambino ride perché gli fa solletico e tira via la mano, cerca di tirare via la mano della Madonna. Cioè, anche qui è un gesto di grande umanità, no? Di grande verità, di sentimenti, che Masaccio eredita da Giotto. E potremmo andare avanti a dire che dopo Masaccio, ma anche Piero della Francesca si rifà Giotto, ma anche Michelangelo si rifà tramite Masaccio si rifà Giotto. Ma io, quasi in modo provocatorio, diciamo, ho voluto mettere nella figura 19 un altro che si rifà a Giotto, che è un artista modernissimo. E cioè, arriviamo all'inizio del Novecento, arriviamo agli anni 20-30 del Novecento, con Carlo Carrà. Allora, Carlo Carrà è un pittore che è stato un pittore futurista, ha avuto una fase futurista, ha avuto una fase metafisica. Poi, come è successo nel periodo fra le due guerre, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo tutte le esaltazioni futuriste, dopo tutta l'utopia del progresso, cioè la delusione della Prima Guerra Mondiale, ha portato gli artisti a ricercare invece qualcosa di più solido, di più stabile. Hanno cercato quello che si chiama il ritorno all'ordine. È lo stesso Carlo Carrà che fonda questo ritorno all'ordine, no? Nella sua rivista Valori Plastici. E in questo ritorno all'ordine, Carlo Carrà, guardate che cosa fa. Fa quadri di questo tipo. Cioè quadri come L'estate o come Pino sul mare, che in fondo utilizzano un linguaggio giottesco nella rappresentazione essenzialissima dei volumi e degli spazi. E addirittura nel Pino sul mare, questo Pino sembra uno di quegli alberelli che Giotto dipinge nelle scene di San Francesco ad Assisi, nelle scene che abbiamo visto anche prima, di San Francesco ad Assisi. Dice Carlo Carrà, scrive un famoso saggio che si intitola Parlata su Giotto, e già questo ci dice Carlo Carrà all'inizio del Novecento, sta meditando su Giotto. Questa parlata su Giotto dice proprio esplicitamente: a Giotto conviene fare ritorno. Quindi alla fine insomma, all'inizio del Novecento, ancora si sente il bisogno di riagganciarsi a questo protagonista principale, primo, no? Ora ha Giotto il grido, dice Dante, e veramente è il grande fondatore della pittura italiana. E qualcuno lo ha definito un fiume carsico, no? Cioè, i fiumi carsici ogni tanto riaffiorano dal terreno, poi spariscono e poi riaffiorano. Ecco, così è Giotto, un fiume carsico, ogni tanto riemerge, ma riemerge sempre quando l'arte, quando i pittori cercano la solidità, quando cercano qualcosa di stabile, quando cercano l'equilibrio, quando cercano di rappresentare l'armonia fra l'uomo e il mondo. Insomma. Insomma. Bene, allora, direi mi butto a fare una considerazione, Sì. sempre che il mio socio non mi... no? Perché lo vedo già con l'occhio Proprio di pronto. censura, va. Ma no, no, ma Allora, a parte perché che vorrei mi devi dire... dare a Paola, devi dare a Paola l'immagine, diciamo, no? Che, cioè, il mio è uno shepai, è l'occhio pecoro che comunque non è, insomma. Guarda, sento... A parte che io sono
diciamo, molto affezionata a quel frate arrabbiato, perché come può non essere arrabbiato un frate Deve che ha una trota sul tavolo? Cioè, oh, scusatemi tanto, anche se c'ha due rosette, ma le rosette ci voleva il salame, no, no la trota, che ci famo con la trota? Questo era il primo, no? Quindi questo, vivo il frate, io sono molto vicino al frate. smettere, Scusa, solidarietà al ecco, frate, vabbè. allora invece quello che mi piaceva notare è il cromatismo. Scusate se non uso termini corretti, ma io sono ignorante in merito. Il cromatismo di Giotto che lo rende riconoscibile come tutti i grandi artisti. Mi pare di aver visto in queste bellissime slideshow che è preparato in maniera sapiente, anche se qualcosa forse non è andato proprio come doveva andare, ma in maniera sapiente dalle mie manine, scorrendo mi ha fatto pensare alla riconoscibilità dello stile, quindi a quei colori, a quel tipo proprio di unione cromatica tra i chiaroscuri. È una cosa che ho notato sulle due, diciamo sulle due parti, quelle vuote, no? Quelle due Sì, nicchie, corretti, sì, sì. i coretti. Cioè, ci sono le due finestre che hanno due colori diversi, come se una stesse in pieno sole e l'altra ci avesse Ah, dietro un muro. Questo è far vedere anche l'attenzione ai particolari, mi pare, insomma, che non è da poco. sì, è verissimo. Sì, giusto. Da una parte c'è la luce, da una parte no, quindi è vero. Poteva tranquillamente mettere la stessa luce da tutte le parti, invece no. Quindi, Ma guarda, vai, vai. no, dicevo, riguardo ai colori, Giotto fa anche qui fa un percorso incredibile, perché lui parte da quello che si chiama il colore locale, cioè quello di Assisi. Tu pensa alle case dei diavoli d'Arezzo, la cacciata dei diavoli d'Arezzo, Sì. i colori di quelle case che sono netti, cioè ogni casa ha il suo colore, oppure anche la scena la consegna del mantello al povero, al cavaliere povero. Il Francesco c'è azzurro, il mantello è giallo, il cavaliere è rosso, cioè ognuno ha il suo colore, ogni volume è identificato da un colore e si chiama colore locale, no? Localizzato appunto a una figura, a un'immagine. Quando Giotto invece va a Padova, cambia completamente i colori. Se noi prendiamo di nuovo la scena che era il compianto sul Cristo morto, i colori sono completamente diversi, non sono più locali, ma si chiamano colori ambientali. Perché? Perché Giotto a Padova, ha conosciuto la pittura veneziana e a Venezia il colore funziona in un modo completamente diverso. Adesso non riesco a ritrovare, eccolo, l'ho Dovrebbe essere ritrovato. la figura 7, non è quella che c'ha la linea, no, del muro che scende, no? Il Esatto, la Cristo morto. figura 7, esatto, sì, quello lì. Quello è esemplare invece di un colore completamente diverso, che è un colore si chiama ambientale, cioè del colore che non è relegato al singolo volume, la singola figura, ma che risente dei colori che stanno vicini. Perché Giotto, andando a Padova, sicuramente è stato a Venezia, sicuramente ha conosciuto la pittura veneziana, sicuramente ha visto quello che succede a Venezia con la luce e con i colori. E cioè sul Canal Grande, quando si affacciano tutti i palazzi di colore diverso, il movimento della luce e dell'acqua mischia tutti i colori. Non è possibile che si crei un colore locale, perché c'è sicuramente qualche riflesso di qualche colore vicino che ci va sopra. A Venezia funziona diversamente l'idea del colore. E quando Giotto va a Venezia, cioè a Padova, comincia a dipingere in questo modo. Allora, se noi guardiamo proprio nella figura numero 7, adesso non so se si veda bene, però per esempio il corpo di Cristo ha dei riflessi che sono un po' azzurri, un po' verdastri, perché c'ha intorno il colore azzurro e il colore verde, e c'è la figura piegata in avanti, probabilmente no, non è la Maddalena, ma una figura piegata in avanti che ha un mantello indaco, ma vedete che ci sono dei riflessi più rosati, forse perché Sì, vicino c'è rosa. è vero. Cioè, e guardate pure questo di qua, questo c'è il rosso sul verde, cioè Giotto non concepisce più il colore locale, ma il colore è ambientale, cioè un colore che risente dei colori che stanno nell'ambiente, perché ha fatto l'esperienza veneziana.
Sono due momenti coloristici completamente diversi. Senti Paola, Dimmi. così una domanda di curiosità. Sì. Ma quanto i colori risultano in base alla preparazione poi della parete? Cioè, la parete per l'affresco, no? Ha bisogno di una certa lavorazione. Questa lavorazione partecipa alla riuscita poi del colore della Sì. stessa. Sì. Ma se rimaniamo sulla stessa figura 7, ti faccio vedere un particolare. Allora, l'affresco richiedeva un impegno coloristico importante, tant'è che l'affresco non lo può fare l'artista da solo, ma si deve portare dietro la bottega, la manovalanza, i giovani allievi che gli preparano i colori, perché i colori non è che esistevano già pronti, se li preparavano gli artisti lì per lì, e li facevano, quindi mescolavano, erano tutti colori naturali che venivano o dalle erbe, o dalle terre, o dalle radici, o dalle pietre, dai minerali, comunque erano tutti pigmenti che si dovevano creare lì per lì, che poi venivano impastati, no? Che venivano posti sul muro attraverso un collante che di solito è il tuorlo dell'uovo. Allora, questi colori venivano poi dati sul muro a fresco, no? Il muro veniva preparato con tanti strati di intonaco. L'ultimo strato di intonaco doveva, tanti strati di intonaco per renderlo il più possibile forte, e gli strati dell'intonaco erano tanti quanto pagava il committente, più quello pagava e più gli facevano strati di intonaco. L'ultimo strato di intonaco doveva rimanere fresco, perché il colore almeno veniva assorbito mentre si asciugava il muro, si asciugava anche il colore nel muro e quindi rimaneva più solido. Ora, per questo dovevano buttare l'ultimo strato di intonaco, si buttava un pezzetto per volta, si chiamano le giornate, cioè ogni giornata, ogni giorno si buttava sul muro quel pezzo di intonaco che si pensava di poter dipingere nella giornata, perché il giorno dopo si sarebbe seccato e non andava più bene. Certo. Ora, se voi guardate proprio sulla figura 7, il cielo della figura 7 si vede chiaramente la distinzione delle giornate, cioè se vedete il cielo è fatto come a pezzetti, vedete, sembrano come tutti i riquadri che corrispondono a giornate diverse, cioè una giornata ha fatto solo quest'angelo qui, una giornata ha fatto quest'angelo qui, un'altra giornata ha fatto quest'altro angelo, perché non poteva buttare l'intonaco tutto in una volta. Ora, man mano che faceva le giornate, per esempio l'allievo che gli preparava l'azzurro, molto probabilmente ha fatto tutti i giorni un azzurro diverso, come puoi vedere, perché si riconoscono proprio tonalità diverse di azzurro che corrispondono alle diverse giornate, perché il colore, oltre a reagire in maniera diversa sul muro, no, rispetto a quello che si vedeva nella composizione, no, nella mescolanza dei pigmenti, poi dopo la reazione sul muro era diversa, ma questa la sapevano prevedere. Però il difficile era creare il colore identico a quello del giorno prima, perché Certo. per quanto cercassero di fare lo stesso colore, non succedeva mai che il colore era identico. Tant'è vero che, come si può vedere, a ogni giornata corrisponde un azzurro diverso che questi suoi allievi hanno costruito, Preparato. che hanno preparato, sì. Toccava licenziarlo questo allievo perché non era bravo. Ma Chissà. dopo chissà. No, Bocciato pure lui. Anche bocciato pure lui, lui. Bocciato sicuramente. pure Oh, il povero monaco si è vendicato facendo azzurri diversi. Dice: mo te frego io, e quindi ecco qua. Oh, possibile, che ci sei? Bene, allora Umberto, se non hai altre domande tu.
No, solo una considerazione, diciamo, magari Perché tu avevi potremmo. promesso una domanda in fondo. Sì, quasi un po' me ne vergogno, ma magari poi la faremo dopo. Prima proviamo a fare i semiseri. No, io credo che Paola ci ha dato anche dei suggerimenti, perché poi, rivedendo anche il discorso della cappella, degli scrovegni, la motivazione anche per la quale è stata costruita, è stata commissionata, potrebbe essere anche un assist, diciamo, ai nostri rappresentanti della giustizia, che magari per vedere i reati, diciamo, degli indagati, possono andare a vedere le cappelle di famiglia, no? Allora, se la cappella di famiglia è più bella e più importante, magari il reato potrebbe essere maggiore. Quindi ci potrebbero essere delle indicazioni per poter risolvere il caso. Tu che dici, Paolo? Paolo? Ah, io ho capito Paola. No, 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 Paola, mi no, direi che ti devo scusare, no, se non mi hanno speso di più perché. no, 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 non vorrei coinvolgere Paola, no, ma non No, no, penso che assicurati. potrebbe essere un'idea, Ma ho una no? bellissima idea, tutte urne cinerarie, così almeno vanno già a posto. No, a parte le battute, però ecco, una cosa, diciamo, che mi faceva piacere. Solo, diciamo, così rivedere un secondo con Paola, era il discorso della creazione dei gruppi di figure, no? Cioè, io sono fin da piccolo, diciamo, no? Ci insegnavano, diciamo, che la caratteristica di Giotto era proprio, diciamo, quella della la creazione dei gruppi di figure, cioè questi gruppi di figure che dialogano tra di loro e magari a volte anche disinteressandosi, no? Di quello che succede, o perlomeno. Non so se questa può essere una corretta interpretazione, disinteressandosi di quello che succede in altre situazioni, quasi come se magari in un quadro ci fossero N rappresentazioni, cioè come se magari la partecipazione fosse non corale ma federale. Non so come la vedi te. Ho capito, ma dipende, non so, dove Giotto spesso dipinge per gruppi perché lui cerca la sintesi e quindi piuttosto che rappresentare tanti personaggi isolati raggruppa per fare sintesi. Spesso è vero quello che dici però, che all'interno dei gruppi mantiene l'identità dei personaggi e mantiene i caratteri dei singoli personaggi. Questo, per esempio, si vede bene. Adesso io qui non l'ho portata, ma in una scena di frati francescani, sì, di frati che cantano e di angeli che suonano sulle chiarine. Si vede proprio che ognuno è preso dalla sua emozione canora, oppure questi angeli che gonfiano le guance come se fossero tutti concentrati nel suonare la chiarina. Cioè, è vero che ognuno mantiene una sua identità, diciamo, caratteriale anche all'interno del gruppo, pure se lui procede per gruppi, per chiarezza, perché come faccio vedere prima, da una parte il gruppo che la pensa in un modo, dall'altra il gruppo la pensa in un altro, e immediatamente, no, creano la situazione drammatica e la chiariscono. Però all'interno del gruppo, come dici tu, mantiene le individualità, i caratteri dei singoli. È vero, questo sì. Sì, infatti aveva una sua particolarità, questa, no? Una caratteristica. Io credo che poi i frati che cantano erano quelli che avevano mangiato al banchetto, amici di quello che è rimasto a digiuno con la trota davanti. Guarda, nel Proverbio di Grecia ci dovrebbe stare qualche frase che canta, ma mi pare qualche frase che canta, però ce ne stanno anche di più divertenti. Sì, però se voi guardate la figura numero uno proprio, i frati che cantano, ce ne stanno alcuni che sono fantastici, quelli in alto a sinistra e a destra, i più alti proprio. Se riuscite a ingrandire la scena, sono tutti presi dalla. E guardano in alto perché qui ci sta il leggio e loro quindi leggono lì quello che devono cantare. Eh già, vero. È un È leggio vero, a forma di trota, credo, Paolo. sì. Forma di trota? Sì, sicuramente sì. Trota mi ha colpito, ha scioccato No, più che altro perché se ero io il frate avevo già sparecchiato. senti, santo che siamo sul goliardico, ma io guardo veramente, Paola, ti do un
una notizia, non è né una domanda, una risposta, né un'affermazione, perché me ne vergogno, però ti devo dire che io ho tre amici che hanno il cane che si chiama Giotto, ma c'è una motivazione particolare. Mio fratello, il cane mio fratello si chiama Giotto. Dico, ma perché gli hai messo il nome Giotto? Dico, ma no, mi piace. Ma come ti piace? È Giotto. Ma che stai a fare? Cioè, ci sono molti cani che si chiamano Giotto. Quindi magari è forse una questione affettuosa. Una questione, non lo so. Però l'ho sentito pure io, ma tanto di moda Giotto. Oh, vedi Paolo? Vedi Paolo, lo dico. No, perché c'avevo paura che lui sberleffasse, perché lui è uno sberleffatore di natura. Invece anche Paola, no, tu l'hai pensato. Esistono, anche Paola esistono, vedi? Veramente visto questo atteggiamento così contro una persona tranquilla, serena, che veramente farà una campagna per i frati, insomma. Io non so, guarda, veramente. Io la farò per le trote. Oh, tu sai che abbiamo la nostra Mary che scapoccia, no? Per dire, eccoli tutti e due, questo è chiaro. È rassegnato. Ma dopo, una lezione su Giotto in questo modo, ma io veramente non. Ma vedi Maria Teresa, a difesa di vedi Paolo. C'è tutto un discorso diverso, perché questa è una sorta di umanizzazione, no? Anzi, una canizzazione, diciamo, del gioco. Perché se praticamente c'è qualcuno che magari di fronte a un affetto, come può essere un cane, lo chiama Giotto, il motivo non è banale, è una sorta, diciamo, di vicinanza, come se Giotto veramente entrasse un po' nella nostra vita. Adesso è veramente una cosa buffa, no? Però io non è, adesso seriamente Paola mi sta dando, insomma, ragione, ma ti devo dire, almeno tre persone che conosco che il cane si chiama Giotto. Dico, ma scusa, ma una volta non si chiamava Bobby il cane? No, però vabbè, insomma, questo non toglie ovviamente valore al nostro Giotto. Vabbè, poi noi abbiamo anche la fortuna, per carità, insomma, a Padova ce l'hanno gli scrovegni, ma insomma noi abbiamo la fortuna di avere Assisi, insomma. Bene, allora, l'ora è tarda, sì, come dice qualcuno in un'opera, potrebbe essere una caccia all'opera al volo, ma... Che devi sapere, Umberto, che Paola è in testa sulle vittorie della caccia all'opera, se la stanno contendendo con il nostro amico di Trieste, Michele, e ormai fanno a gara chi vince prima. Sì, ma è tremendo, Michele, è tremendo, però. Sempre lì, perché arriva subito, mi brucia sul tempo. Lo so, ma infatti ho visto anche, stiamo rallentando gli indizi apposta per dare un pochino di suspense, per poi lanciare la volata finale, però questo fa parte del gioco. Bene, allora, ringraziamo Paola, che troveremo presto. Grazie con un'altra esperienza bellissima, con delle bellissime slideshow che io sapientemente riproporrò. Salutiamo Umberto. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Paola, grazie a tutti. E salutiamo anche Maria Teresa. Salutiamo invece noi tutti, ma in particolar modo la nostra Paola. Certo, la nostra Paola. Questa sera ci ha veramente... Che ci ha fatto vivere un'esperienza bellissima, e che invece domani sera tornerà a essere l'insultatrice di Nocino nel tutto il mondo e burla. Ecco, e quindi noi facciamo questo, e l'ultimo pensiero è d'obbligo al caro frate. Vai a mangiare i rosticceri che ti conviene. Se stai aspettando Giotto che ti mette sopra un pollo, è finita. Bene, buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. A voi, arrivederci. Buonanotte. Ameria Radio ha presentato Territorio e Società.